Oggi abbiamo il piacere di avere negli studi di Padre Pio TV una regista, una cineasta a tutto campo, Annarita Campo. Salve e benvenuta, bentrovata. Grazie per aver accolto il nostro invito. Grazie a voi. Siamo qui perché tra qualche minuto, dopo questa chiacchierata, vedremo un film da te diretto che si intitola La città dell'amore, in prima assoluta su Padre Pio TV. Allora, partiamo proprio da questo film, un film che nasce da fatti o da un fatto realmente accaduto. A chi ti sei ispirata? A che cosa ti sei ispirata? Allora, no, La città dell'amore in realtà non è un film autobiografico, nel senso che in comune con la protagonista, la piccola protagonista, abbiamo soltanto il papà scomparso, solo questo. Però in realtà è nato con l'intenzione di creare un film per bambini, perché appunto la protagonista è una bambina di 8 anni che, avendo perso il padre, si rivolge a Babbo Natale, a Santa Claus. E quindi abbiamo voluto utilizzare la figura di Santa Claus e renderla protagonista all'interno di questo film. Ecco, bene, quindi un film che si adatta anche a questo periodo natalizio. Un film appunto in prima assoluta su Padre Pio TV, che ha anche ricevuto l'invito alla candidatura per gli Oscar 2012. Una grande soddisfazione, Annarita. Sì, 2011, 2012 e 2013, perché è nato inizialmente come film per le sale cinematografiche. E poi abbiamo deciso di darlo a voi per essere trasmesso, e quindi abbiamo preferito voi e non le sale. Però ecco, abbiamo avuto l'invito, insomma, il prestigioso invito per la preselezione agli Oscar dalla commissione italiana, e poi alla fine, diciamo, decidono tra i film invitati, certo, e il film che rappresenterà l'Italia agli Academy Awards di Los Angeles. Bene, posso chiederti quanto la fede ti ha sostenuta nella realizzazione di questo film? Allora, beh, ci sono... tra cui Padre Pio, insomma, ci sono alcune figure a cui sono legata particolarmente, e sono appunto Padre Pio, San Michele e anche San Nicola, e quindi ho voluto iniziare con un film proprio su di lui, e mi ha ispirato appunto soprattutto diciamo questo legame particolare per una serie di eventi che ho proprio con Padre Pio, con San Michele e con San Nicola. È una devozione antica che appartiene anche alla tua famiglia, quella al santo di Pietrelcina. Sì, perché anche mio padre aveva molta fede in Padre Pio, mia zia, anche mia mamma, siamo legati particolarmente, insomma, un fatto anche che riguarda la sua vita personale, di salute, e quindi è iniziato tutto lì. E poi in particolare quando poi ho vissuto per un anno circa in Puglia, in provincia di Bari, e da lì sono stata protagonista di alcuni eventi particolari che mi hanno portato a legarmi ancora di più alla figura di Padre Pio. E oggi sei a San Giovanni Rotondo. Sì, infatti sono un po' emozionata. Quindi... non solo per presentare il tuo film, ma anche poi per recarti a pregare davanti alle spoglie mortali del santo. Posso chiederti come nasce la tua passione per il cinema, per la regia? Allora, la mia passione è nata piccolissima, a 4 anni, perché mio padre aveva comprato una 8 mm che non utilizzava. E piccolissimo ero attratta da questa macchina da presa e ho iniziato a girare i primi filmati delle feste, dei filmati familiari. E poi a 14 anni ho deciso di girare il primo lungometraggio. E sono, essendo originaria della Sicilia, era l'anno in cui molti registi cinematografici come Tornatore e Salvatore si giravano i film, quelli che poi sono rimasti nella storia del cinema. Mi sono recata sul set di un film di Tornatore e ho invitato un attore famoso di quel film a recitare nel mio di film a titolo gratuito. Pensavo che non accettasse, invece ha accettato. Ah. E poi il film ha partecipato a diversi premi internazionali, ha vinto prestigiosi riconoscimenti. Sono grandi soddisfazioni queste. Sì, grandissime, sì. È vero. Ormai sono più di 18 anni che faccio questo lavoro, quindi... Una passione che poi cresce sempre. Cresce sempre, però diciamo il cinema è un ambiente un po' particolare,
Quindi ogni cosa viene, specie se una persona non è aiutata, comunque non ha qualcuno dietro le spalle, magari una cosa che può sembrare banale, in realtà è molto più sudata. Però questa è una cosa che ti dà più merito anche a te stessa, perché dici: sono arrivato a questo punto grazie solo alle mie forze, alla mia capacità e alle persone che hanno creduto in quello che so fare. Ti fortifica, insomma. Progetti per il futuro, so che stai realizzando, non so se ancora in fase di scrittura, un film intitolato Io Alpino. Sì, gireremo fra qualche settimana. Ah, bene, dopo le feste. Sì, subito dopo le feste di Natale, proprio ai primi di gennaio, gireremo questo film che è nato dopo un'esperienza che ho avuto come militare V3S presso il 7° Reggimento Alpini di Belluno. E ho voluto, vedendo, diciamo, personalmente i sacrifici che fanno queste persone per l'Italia, per la libertà e per cercare di aiutare anche il prossimo, ho voluto dedicare questo film che è in memoria dei militari caduti in Afghanistan. E quindi è girato proprio con la partecipazione di loro, e poi insomma ci sono alcuni protagonisti, alcuni diversi, diciamo, attori e attrici italiane. Ecco, una grande Una responsabilità grande anche responsabilità. questa, condivisa con la regista, con Anna Rita Campo. Bene, allora, noi adesso ci godiamo insieme questo film di Natale, appunto intitolato La città dell'amore, e ti ringraziamo per essere stata ospite qui nei nostri studi a Grazie Padre di Pio nuovo TV, anche a e voi. speriamo di riaverti presto, magari per presentare un nuovo film, una nuova opera. Grazie, grazie, buona visione. Grazie ad Anna Rita Campo e ora godiamoci insieme il film La città dell'amore.